Siamo con Andrea Di Pego, assessore al turismo del Comune di Francavilla, per parlare di un interessante progetto innovativo che riguarda la promozione turistica del territorio. Sì, il 1° giugno partirà il progetto Francavilla Turismo, che consiste in un progetto di comunicazione integrata all'interno della nostra città, presentato dall'associazione ITF, Associazione dei Balneatori Francavillesi, insieme all'agenzia Boomerang. Noi ci siamo subito innamorati di questo progetto perché può, diciamo, dare un servizio ulteriore ai turisti e ai cittadini. Il progetto consiste in questo: avremo 25 postazioni a oggi posizionate nei punti cardine per i turisti e per i cittadini, soprattutto stabilimenti balneari, i punti di accoglienza del turismo come i due yacht in Piazza Sirena e in Piazza Steropé, dove verranno posizionati degli schermi da 40 pollici per far girare in un canale chiuso tutte le informazioni dedicate ai turisti. Quindi avremo manifestazioni, un po' di storia di Francavilla, avremo delle news che passeranno su questi schermi attraverso una grafica molto piacevole, ma anche notizie di utilità quotidiana, come per esempio la raccolta dei rifiuti, piuttosto che il meteo, l'oroscopo. Quindi un sistema nuovo che noi come città di Francavilla testeremo quest'anno col progetto Zero, e sono sicuro che questo progetto sarà ben visto dalla cittadinanza e dai turisti, e sono sicuro che crescerà, nel senso, quest'anno lo testiamo a Francavilla, ma è un progetto che può crescere e può diciamo arrivare in tutta la regione. Questo progetto rimarrà permanentemente durante i 365 giorni dell'anno oppure sarà ristretto ai mesi estivi? Allora, per adesso gli accordi sono presi dal 1° giugno al 31 agosto. Ma siccome le macchine, quindi i televisori più i computer che sono collegati, sono già stati acquistati, troveremo il modo per farli funzionare 365 giorni all'anno, anche perché nei periodi, insomma, meno turistici gli schermi potranno servire ai cittadini per informare i cittadini.